Ciao a tutti, ciao Zenon, siamo qua oggi per una live un po' speciale, sarà con noi, poi l'avrete visto dal titolo, dalle storie su Instagram, l'abbiamo annunciato bene, sarà con noi Alessio Puccio, che è il doppiatore ufficiale di Daniel Radcliffe, ma comunque di Harry Potter, della saga, quindi quello che il nostro Harry Potter, diciamo, quello che ci ha portato, come nel mio caso, da bambini fino ad oggi, appassionandoci a tutta la saga, quindi quello che ha dato voce a Harry. Quindi siamo qua, lo stiamo aspettando perché lui sta doppiando in questo momento, quindi è al lavoro e quindi ha detto che arriva tra a minuti. Noi abbiamo iniziato perché avevamo detto alle 4, quindi volevamo giusto introdurvi un attimo. E prima di dire due cose facciamo andare la sigla, così poi parliamo, dai. Siete pronti per la figata del secolo? Siamo qua per una nuova ricezione. Non la pizza, ma la pinza romana. Guarda te che bello. Abbiamo appena visto un film bellissimo. È bellissimo. Eccoci. Allora, comunque devo dire che sono, piccola parentesi, sono sempre più convinto che mi piace la nostra sigla, quindi vabbè, questa qualcuno c'è già, c'è Michela che ci dice sigla stupenda, vedi? Ecco, grande, grande Michela, e grazie di essere qui a tutti. Ciao a tutti, sì, quelli che già allora, sono. Ripeto appunto che stiamo aspettando, poi entrerà, appena arriva a minuti, entrerà lui direttamente. Quindi parleremo, chiederemo qualche magari indiscrezione, qualche cosa sul suo rapporto, il legame con la saga, dato che è cresciuto anche lui con Harry Potter, perché li ha doppiati tutti. E poi vorremmo chiedere anche qualcosa, tempo permettendo, perché ovviamente, come ripeto, sta lavorando in questo momento, chiedere magari qualcosa sul doppiaggio, quindi anche ai non Potterhead potrebbe interessare questa live, perché magari sapere qualcosa su come si doppia, anche vorrei chiedergli rispetto a una volta, perché so che comunque il metodo è un po' cambiato e tante cose, quindi insomma parleremo un po' di un po' di cosine con uno di coloro che ci ha accompagnati anche poco fa, perché appunto la maratona è finita sabato su canale 5. Infatti che... magari se già vedo insomma che c'è gente che ci segue, intanto diteci magari se voi avete seguito tutta la maratona nonostante le pubblicità di canale 5, poi se avete qualcosa da chiedere appunto ad Alessio, intanto cominciate a scriverlo magari nei commenti, esatto. Così noi, anche se mentre chiacchieriamo con lui magari ci cade l'occhio e insomma ce lo segniamo e cerchiamo di introdurli, di infilargli diciamo anche le vostre domande, esatto, le vostre curiosità, e poi vabbè anche appunto il vostro legame con Harry Potter, intanto se ci volete scrivere. Ecco, Michela dice: mi piacerebbe molto andare a vedere un doppiatore mentre doppia e magari fare una prova, in effetti sarebbe, sì, curioso, che magari uno si sceglie la scena di un film preferito, una cosa del genere. Sì. Sai, c'è un bar, non so se lì a Roma, no, scusami, a Modena, vedevo una ragazza che conosco che adesso in questo periodo non lo fanno, ma facevano delle serate in cui proiettavano film con doppiatori lì ospiti e chiamavano la gente, quelli che volevano provare a doppiare insieme a loro. Era bello, sì. Con le immagini sotto.
mi immagino sempre, l'altro giorno stavo rivedendo un cartone animato, cioè un classico d'animazione Disney tipo Peter Pan. Ci sono delle scene pure che di queste risate sguaiate, queste cose, cioè che io mi immagino a volte essere tipo una mosca e Sì, vedere fa la doppiaggio esatto. che tutti che si ammazzano delle risate. Ah, tipo della Infatti, spada della roccia pure, c'erano tipo queste scene. come dico sempre, un doppiatore deve essere prima attore, cioè nel senso il doppiaggio per essere fatto bene ha bisogno di uno che sappia anche recitare in maniera concreta come un attore vero, perché cioè, non è perché non ti si vede in faccia, allora puoi farlo perché... Nel suono della tua voce viene rispecchiato anche molte volte si muovono, devono appunto mangiare o bere, cioè devono immedesimarsi come un attore vero. Quindi. Ciao, allora io salutiamo, dice Harry Potter è in pratica uno di noi, siamo tutti cresciuti con lui, infatti, e soprattutto appunto Alessio che è cresciuto proprio in simbiosi, in un Immagino certo adesso glielo chiediamo e dice: Ma io odio Harry Potter, a me non piace, è senso. lavoro. Beh, non ci starebbe, cioè, però. Sì, in effetti, magari. Ciao Miki che ci saluta, ciao Ilcarda che ci saluta, Ciao. ciao Night Magic, buon pomeriggio pure a te. Dice chissà se è più difficile doppiare un attore in carne ed ossa o un personaggio d'animazione. Bella domanda. Teniamocela questa, dopo gliela facciamo. E Michela ci dice perché il doppiatore può dare anche qualcosa in più al personaggio. In effetti sì, hanno Vero, comunque vero. la loro personalità, magari. Ci sono degli esempi di... Io sentivo una volta un'intervista al doppiatore di Robert De Niro, lo storico doppiatore, e diceva, non mi ricordo in quale film, ma diceva, in quel film poi io gli ho messo anche un tocco in più di quello che faceva Robert. Cioè, nel Una senso che comunque licenza poetica. a volte anche solo una piccola espressione magari cambia il tono. Quindi io ricordo sempre Schwarzenegger, cioè se lo senti in originale è inascoltabile. Quindi... Ah, per noi italiani ce l'ha solo reso più iconico, il doppiaggio. Quindi, Ciao Silvia, è arrivata pure Silvia. ciao, ciao a tutti. Ciao. Conte Cavallo, ah, Uma Cosplay che qui su YouTube ci si chiama Conte Cavallo, vedi, noi Ah, non abbiamo mai. così. Così ci confondi, però. Ci Cioè. confondono le idee. Allora, per chi è arrivato adesso, intanto appunto diteci se avete seguito la maratona di Harry Potter, se avete qualcosa che vi incuriosisce da chiedere alla voce italiana di Harry, che poi ecco, vi anticipo che sta lavorando in questo momento a una nuova serie che si chiama Miracle Workers, che è con Daniel Radcliffe e Steve Buscemi, che se andate su Google a vedere c'è anche un trailer da qualche parte, e che è molto curioso, diciamo, come serie, anche proprio già i personaggi come sono, cioè l'outfit che hanno, il look che ha soprattutto Steve Buscemi, già incuriosisce come serie. Poi visto che lo Pensa, stanno doppiando in italiano, non so già cioè, dove andrà a finire, però sicuramente su Prime o su Netflix. Che Poi se dici? c'è Steve Buscemi, cioè, Dai. è già da vedere solo per quello. Aspetta che il card ci dice, ieri ci sono rimasto quando dopo aver visto Soul ho scoperto che 22 era doppiata da Paola Cortellesi. Sì, ho Avete visto visto che la si versione italiana? scrive. Io ho visto quella in originale, no, non ci ho presente. Ma ci sono molti personaggi che non gli daresti, cioè non nascono come doppiatori, ma sono molto bravi. Cioè, io ricordo sempre Magalli che ha fatto dei doppiaggi incredibili, Frizzi su Toy Story. Cioè, ci sono. Soprattutto con l'animazione sì, c'era molto Sì. E molta cosa. quando David, fanno scelte. mi piace sempre scherzare. Ciao, Quando amanti di fanno. Star Wars, hanno sbagliato live. Allora, grazie di essere qui, nonostante appunto magari Esatto, non ho capito grazie. se c'è una passione No, per il o no. dicevo, non va bene quando secondo me prendono dei talent che non hanno nessuna esperienza solo per richiamare come nome, ecco, quello. Ma anche come esempio Elisa nel Re Leone live action o... Arisa pure mi ricordo in qualche Sì, tipo certo. Metropolis. Comunque, tornando a Harry Potter un attimo, quindi chiedo, per la maratona così, se l'avete vista fateci sapere. E, io volevo dire la solita cosa per chiedere se anche voi la pensate così, che lo dico tante volte, però questa live c'entra ancora di più. Io
Io ho tutti i Blu-ray, ovviamente, però ci tengo ogni volta che li danno in TV a guardarli perché secondo me fa atmosfera. Cioè, io quando li danno in TV è come so che tutta Italia in quel momento lo sta guardando e non sai, è una cosa diversa. A parte che ci sentiamo anche in questa maratona ultima, molti magari mi taggavano, ah, sto guardando, sono qua pronto. Quindi fa atmosfera tutto, poi ci scrivevamo. E coinvolgimento, oltre che sicuramente ci sono le pubblicità, sicuramente dura 1.000 ore appunto per le pubblicità, inizia alle 9 tre quarti, con un Blu-ray non succederebbe, la qualità sarebbe anche migliore, però non so, sono quei compromessi che secondo me ci stanno. Io quando sono in TV gli do sempre un'occhiata. Ah, mi faceva ridere Ila che diceva Harry Potter è la persona che tutti noi abbiamo visto di più durante questa epidemia. È Bellissimo. vero, perché Eccolo, ne hanno fatto la maratona arrivato due intanto adesso. volte. Aspetta, lo faccio entrare. Ciao, eccoci. Ciao, Ah, mi proprio in sentite? Sì, salita. sì, sì. Ti Più o meno. sentite? Ciao, Io vi sento un benvenuto. po' male, cioè va e Ah, viene. Non ok. forse c'è il so segnale. perché, ho un bruttissimo rientro. Ho tipo vibra tutto, non so se voi mi sentite. Noi Sì, noi bene, siamo noi bene. bene. Voi mi sentite bene, vero? Sì. Annuite, annuite. Sì. E a me trema tutto. Non lo so perché, aspetta. Forse si A deve me trema stabilizzare un tutto. pochino. Non è il microfono perché ho pure provato. Adesso parlate? Senti Adesso sì. bene? Un po' meglio? Sì, un po' meglio. Parliamo uno per volta, vediamo se. Ecco. Eccoci. Adesso mi senti. Sì. Ecco, Ok, ok. ottimo. Quindi Ciao a dove tutti. sei? Ciao a tutti, Ciao, ciao intanto Dauro. benvenuto. Grazie. Allora, Grazie di aver accettato l'invito adesso mi intanto. accomodo, sì che sto fuori lo studio. Ah, ecco, Sono quindi sei entrato in dentro lo studio. pieno Sì, no, giusto oggi, mi avete beccato nella giornata, lavoro. Ah. diciamo. Sì, poi riprendo a gennaio. Eccomi qua. Allora, Oh. ecco, noi stavamo parlando intanto di chi ha fatto quest'ennesima maratona su Canale 5 che è finita pochi giorni fa, insomma, volevamo sapere, l'hai seguita anche tu quando li rifanno, li vedi volentieri o Ma guarda, tu, diciamo che in televisione li vedo malvolentieri perché è più le pubblicità che... pubblicità, Esatto. infatti. Diciamo che ogni tanto ce li guardiamo con mio figlio, il grande, il piccolo ancora un po', troppo piccolo. Però, ecco, avevamo programmato altre maratone durante questi eventi, quella di Star Wars, quella del Signore Ah, degli Anelli, ok. che... E poi se ricapita Harry Potter, volentieri. Ecco. Allora, com'è iniziata questa avventura? Insomma, tu quanti anni avevi quando? Cioè, praticamente Cherry è una sorta di tuo alter ego. Ci sei Beh, conosciuto diciamo che insieme. io e Daniel Radcliffe, sì, siamo, anche se non ci siamo mai conosciuti, ma prima o poi capiterà, siamo presenti, ci conosciamo da 20 anni, più o meno, sì, 20 anni, perché il primo film è stato nel lontano 2001, insomma, siamo là, 20 anni quasi. E poi, insomma, è stato figo, perché l'ho doppiato in quasi tutti i film, tranne in due o tre, ovviamente. Uno l'ho sentito pure poco tempo fa, credo su Amazon, con un doppiaggio davvero scandaloso. E, sì, sembrava un doppiato su al nord, tipo a Bologna, delle cose brutte. Però a parte quello, sì, delle cose orribili. Però, insomma, ecco, ci siamo seguiti in tutto il percorso artistico. È stato bello crescere con lui. Appunto, perché un po' tipo, esempio, nel mio caso sono proprio cresciuto con tutti i film e quindi ho un legame che, dicevo anche l'altro giorno, va oltre a un semplice bel film, è proprio un legame che, cioè, mi è cresciuto, sono 8 film alla fine. Tu hai questo legame oppure... Beh, diciamo che i ricordi che mi legano al film, insomma, sono ricordi, il primo film avevo 14 anni e l'ultimo 25, quindi sono ricordi, insomma, della mia adolescenza, della gioventù, in qualche modo, no? Della libertà, quindi tante esperienze. Poi comunque ogni anno, quando finiva il film, ci invitavano in vari eventi in Italia, succede tuttora, insomma, quest'anno no, purtroppo, per vari motivi, però quindi insomma abbiamo girato pure l'Italia e quindi ricordi continui, insomma, sono molto legato. Ogni volta che lo riguardo
raramente, devo essere sincero, insomma, però mi tornano in mente molti, molti ricordi, e basta anche sentire solo la canzone, insomma, iniziale. Non ho una piccola stretta al cuore, diciamo, insomma, perché mi riporta alla mente bellissimi ricordi di gioventù. Ma visto che prima hai parlato di tuo figlio, quindi cioè, lui ti ha detto mai qualcosa di, cioè, gli sembra strano sentire magari la voce del papà quando ma guarda, allora, il grande ha iniziato a fare doppiaggio che aveva 2 anni e mezzo. Per scherzo, ovviamente, per gioco, però insomma sa benissimo, lo fa tuttora, insomma, ogni tanto gli capita e glielo faccio fare, quindi sa benissimo come funziona. Adesso c'è il piccoletto che è divertente perché ha 2 anni e mezzo, però quando sente la mia voce in televisione mi fa papà, papà, lui fa molto strano, mi fa divertente, no? Mio figlio l'altro non ci fa più caso, insomma, ecco. Anche perché pure lui ormai, no? Però è divertente col secondo, sì. Qui intanto c'è qualcuno che ci sta seguendo, e Ilaria ti diceva come ci si sente ad essere il prescelto. Cioè, nel senso, una saga così lunga che quasi... Diciamo che il prescelto durante il provino, ecco. Pensate, sì, che io quando feci il provino era in lontano, credo 99, fine 99, inizio 2000, insomma, era parecchio prima. E quando lo vinsi, i turni ancora me li prendeva mamma, sì, perché ero piccolo, mi chiamò: Ale, hai vinto il film, hai vinto. E, insomma, per me non era questa grossa cosa, nel senso, era un film, ero felice di fare questo film, poi con Francesco Vairano, insomma, eravamo a altissimi livelli, però finiva là, insomma, credo nessuno si aspettasse poi che diventasse un fenomeno così grande, sì, insomma, è più di un cult, secondo me, è proprio, fa parte della storia del mondo, adesso non vorrei sbilanciarmi troppo, però è una cosa, cioè, culturale, è davvero oltre, è andato oltre Star Wars, è andato oltre tutti, secondo me. Sì, c'è un fandom nel mondo che è una roba, è forse uno dei più affiatati, cioè. E poi ovviamente, cioè, qua siamo qua a parlare nel 2020, l'ultimo film è uscito nel 2011, esatto. Credo, 12, e quindi pensate un po' a voi, insomma, io continuo a girare l'Italia, anche essere invitato in tutta Italia per questo motivo, quindi faccio sempre poi la battuta agli eventi, ai comics, no? Mi inviterete a 60 anni con la tintiera e che dirò Expecto Patrono, e sarà così, sarà col bastone qua. Poi esatto, ti chiedevano proprio come si svolge un provino da doppiatore, dai, così anticipiamo un po' quello che ti volevamo chiedere. Ma intanto, beh, i provini da doppiatori vengono proposti delle voci al canale o la produzione, 4-5 voci, dipende dal film, insomma, e diciamo per le serie le voci sono 3 generalmente. Adesso i provini vengono fatti raramente perché vengono inviati direttamente i vocal coach, mm-hmm, vocal test, e quindi vengono estrapolati magari da delle cose che hai fatto e vengono inviati. Dice, Netflix e Amazon li chiedono così, ecco, non si fa più il provino di persona, se no appunto vieni scelto dal direttore, te e altre voci, che poi vengono inviate negli Stati Uniti, in Germania, insomma, dove capita, e vieni scelto. Io dico sempre, quando feci Guerre Stellari fui scelto da George Lucas, questa cosa mi inorgoglisce sempre tanto. Hai fatto il piccolo Anakin, no? Il piccolo Anakin, sì, 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 sì. E qualche altro... belle importanti, cioè, te... Adesso basta, adesso faccio i documentari. Ecco, adesso una geografica. Ma qualche altro ruolo che hai fatto a cui sei legato particolarmente, oltre a quelli lì? Ma guarda, legato, beh, c'è sicuramente Gumball, di Gumball e Darwin.
a cui sono molto legato, insomma, e mi diverte molto farlo. Poi, che dire, Cisco di Flash, sicuramente, personaggio fighissimo, e spesso cita battute di film, 2 o 3 volte ha citato anche battute di Harry Potter. E, bellissimo, ho fatto un Expecto Patronum, Cisco che diceva Expecto Patronum, una cosa meravigliosa. Oppure Ranuncolo di The Witcher, insomma, là perché mi sono divertito molto nella parte recitata, sì, ma cantata ancora di più. E poi, oddio, non me ne vengono in mente altri, insomma, ce ne stanno parecchi sicuramente, ma adesso non mi vengono in mente, adesso ho detto quelli che mi Ma sono venuti in mente. se si può chiedere adesso cosa stavi registrando proprio in questo momento? No, questi adesso dei documentari, Ah, quelli che vanno ok. su Canale 9, quelli dove squartamenti, ho vissuto con un assassino, Ah, le cose brutte. storie familiari Storie tra. per Natale, esatto. No, adesso devo fare i Gold Rush invece, quelli che cercano l'oro. Fighissima quella serie. Quindi proprio da un momento all'altro devi cambiare totalmente Eh sì, la genere. cosa divertente è questa, non ti annoi mai, non sai mai che fai, insomma. Cioè lo sai anticipatamente, ma insomma passi dal film al cartone animato al documentario. Sì. Senti, ma visto, vabbè, a Harry ovviamente gli hai prestato la voce, quindi ci sarai particolarmente affezionato, ma c'è un altro personaggio di Harry Potter, della saga, insomma, che ti piace? Simpatico. No, che ti Ma piace Ron, comunque. Ron. Sempre amato molto Ron, sì, sempre amato molto. C'era amicizia pure tra i doppiatori. Sì, beh, poi lui è partito, quindi ha smesso di fare questo mestiere, fa altro nella vita, Giulio. Però insomma, eravamo amici. Siamo rimasti amici con Letizia, ad esempio, la voce di Emma, di Hermione, e siamo amici, beh, ci conosciamo da quando abbiamo 8 anni, quindi Siete cresciuti fate un po' insieme. voi. Sì, Beh, sì, sì. comunque sei curioso. E c'è una scena in particolare, non so, che è stata un po' complicata, perché prima parlavamo del fatto che i doppiatori, anche ci sono situazioni, non so, che in cui devi mangiare anche tu, o devi fare qualcosa anche tu logisticamente. Ti ricordi qualche aneddoto divertente, non so, che è Quello che successo? racconto sempre è quello di una scena sott'acqua, che poi lui esce dall'acqua e sputa tutta quest'acqua e stava affogando, non mi ricordo più che film era. E la scena era reale, praticamente stavamo in sala, beh, entra il supervisore della Warner Bros. Inglese, Roy, entra dentro, mi fa: Alessio, allora adesso rifacciamo la scena. Mi faccio: Ray, ma che stai a dire? Ma come rifacciamo la scena? C'era sta bacinella piena d'acqua. Fa: sì, non ti preoccupare, tu adesso esci un attimo, prepariamo. Insomma, hanno iniziato a preparare il microfono, messo là sott'acqua, dentro questa bacinella così, e tutta la scena io praticamente dovevo infilare la testa nell'acqua e poi tirare fuori la testa, ovviamente c'avevo l'acqua in bocca e sputarla, quindi poi ovviamente ho sputato in tutta la sala. Correi che mi teneva la testa sott'acqua, ma ancora, ancora, è troppo caldo. E questa è una scena molto divertente, insomma, stavo soffocando veramente, però è venuta molto reale. Però insomma, generalmente capita, insomma, è capitato di tenere la sigaretta in bocca piuttosto che mangiare abbondantemente, insomma, capita, ovviamente, meglio, più si avvicina all'originale, meglio è, ecco. E Anche io volevo questi piccoli chiederti, trucchetti. Daniel, tu l'hai poi doppiato ovunque, anche in altri film, serie. Sì, tranne in Woman in Black, quello che hanno doppiato non so dove. Ma quello forse quello hai visto, quello hai No, visto. quello l'ho fatto io, no, Ben Sagrimbo, no, l'ho fatto io. Quello è l'ultimo che ho fatto, no, l'ultimo che ho fatto è stato Unbreakable Kimmy Schmidt, dove faceva il principe. E poi sì, l'ho sempre fatto. Ah, non ti sentiamo. Non sente l'audio? Non ti sentiamo più. Forse Non si sente l'audio? si è spostato qualcosa. No, No. no. No, forse si è staccato il microfono. Aspetta, Prova a intanto qui ci noi Sì, vediamo. vedi, guarda se hanno scritto un po' di cose.
Ci senti? Sentiamo sempre il fruscio, non so se è. No, c'è un sabotaggio. Sì, c'è questo fruscio che non so se è perché. Doppialo tu, Lorenzo. Io, sì, faccio. Doppiamo il doppiatore, cioè. Doppio. Aspetta, intanto, come va, intanto ci proviamo. Comunque chiedeva adesso di, molti hanno chiesto com'era lavorare con Francesco Vairano, noi lo chiediamo intanto. Camilla, ciao Camilla, ciao. Ciao a Ciao. tutti. Bene, adesso ci riproviamo, cioè, intanto lo aspettiamo. Anche la serie possiamo chiedere, quindi la nuova. Vabbè Devo fare che. un patronus, dice Ilaria. Esatto. Sono i Star Wars che sabotano tutti. Eccolo. Eccoci, ci senti? No. No. Sentiamo sempre un fruscio invece che la voce. Non so. Ah, lui ci Mi sente. sentite adesso? Ah, adesso sì, adesso Eccolo, sì. adesso sì. Oh, niente, ho levato la cuffia. Ah, non lo so perché, Ok. prima improvvisamente si è Vabbè. fatto questo. No, infatti sono riuscito e rientrato, non so, poi con la tecnologia non sono molto Ah, sì, va bene. ferrato. Guarda, molti ti chiedevano com'è lavorare con Francesco Vairano qui. È tosta, è tosta, è parecchio tosta, pretendeva, insomma, adesso non esercita un po' di tempo, pretendeva tantissimo, però insomma, per me è stata un'occasione, ovviamente, lavorandoci per 10 anni di crescere tantissimo, però devo dire che avendo fatto con lui altri film è sempre stata molto tosta. Mi veniva spesso pure mal di pancia, gastriti, insomma. Ti sentivi un po' Però, sotto pressione. insomma, ne è valsa la pena, dai, ne è valsa la pena. Una bella scuola, insomma. No, io ti volevo chiedere, è cambiato il Aspettate mondo che del. ritrema tutto, non so perché. Ah, non senti? Vai. Ti Senti? sento, Poco. però trema. Maledetto Strano. internet. Sarà il Vai. segnale. Vabbè, provo. Vai, vai, vai. Il mondo del doppiaggio è cambiato da quando hai iniziato ad oggi. Io sapevo che a volte una volta può essere che si doppiava anche in più persone, adesso fai sempre da solo, può essere no. Beh, diciamo che con l'emergenza No, Covid, ok, sì, no, in questo periodo sì, però. però sì, insomma, prima era differente, adesso per accorciare i tempi si sta in sala da soli, raramente si sta in due in sala, e quindi tu magari la colonna dell'altro te la senti in cuffia, però è differente. Una volta, insomma, i giovani di oggi poi, ecco, stanno crescendo così in sala, senza nessun confronto neanche. Io mi ricordo quando ero piccolino, insomma, mi capitava di stare con colleghi più grandi e di fare scene dove si stava nel giro in cinque e chi sbagliava prendeva le pizze, perché poi bisognava ricominciare tutto da capo, incidere tutti. Quindi magari quello l'ha detta bene là e poi la diceva male, cioè era complicato. Diciamo che il livello era molto più alto, in senso dovevi stare molto concentrato sempre. Adesso è differente, adesso se manca una A te la aggiungono loro da un'altra parte, quindi non ci sbagli, scivoli, la rifai pure 100 volte, magari te la montano, la tecnologia ha aiutato da una parte, dall'altra ovviamente ha fatto scendere pure un po' il livello, ecco, sicuramente, perché non c'è confronto, c'è confronto in sala, cioè non posso rubare Ma non ci sentiamo noi la mia benissimo. esperienza. Un po' C'è disturbato, la però. rete Un di Cinema Conte. Ecco, si è bloccata. Ecco. po' non si Sì, sente più la voce. Hai la voce robotica. Cioè, fa strano che proprio il doppiatore che lavora con la voce è tipo robotico, non sentiamo. tu ci senti? Anche. Aspetta, lo provo a dire. Vi parlate? Si è Senti? rallentata tanto la. Ci senti? Si è rallentata.
da morire. Sì, si vede che è il segnale. Che non sì, è internet. Parlate. Ci senti? Sentiamo solo l'attimo in cui dice parlate, ma poi... Mi sento. Ah, ci senti? Lui ci sente, però dopo noi non sentiamo. Vabbè, intanto volevo farti, vediamo se ci riusciamo. Mila che ti dice, domanda spiritosa, se da ragazzino si rimorchiava dicendo che era un poster. Vediamo se... No, sì, io ragazzi, è servito. È servito. Bene. E nemmeno, vedi, almeno è utile. Senti, ma a scuola, diciamo qualcuno che... di, insomma, di quelli che c'è. No, cioè, stava dicendo a scuola. Stava raccontando qualcosa. Mannaggia le cose piccanti che ci vorremmo. Peccato, è internet che. Perché magari se stai in città, magari è collegato al wifi interno dello studio, ma là fuori magari non prende tantissimo. Sarà qualche. Poi Giorgia, però, aspetta, che mi faceva ridere, si sa che i dispositivi tecnologici a Hogwarts non funzionano bene. Deve essere quello. Pure questo è vero. Dovevi dirgli facce una magia. Intanto grazie a tutti che state commentando tanto, cioè, sto cercando di leggere tutto, però ci riusciamo, insomma, col cercare di appunto di parlare sì, con i problemi tecnici. Ci sta però... Michela dice la testa nel secchio d'acqua, sì, c'è cioè, una sorta di... Lori dire a un doppiatore la voce robotica è come dire a un angelo che perde le piume, che poesia, Ila. ma infatti fa strano. Sì, mo ci riproverate. Magari lo stava facendo veramente apposta, capito? Era talmente bravo che stava facendo apposta. Sì. Vabbè, adesso vediamo. È che il problema di connessione era anche video, quindi non vorrei che non riesci neanche più a connettersi. Boh, non lo so, ma quelli sono pure i momenti, a volte passa l'ondata e rifunziona, cioè come l'inizio alla fine andava bene. Poi un peccato perché dai, era... Vabbè, adesso vediamo se si ricollega. Intanto farò finta di essere lui, quindi fate domande e rispondo a caso. Anche i tuoi genitori erano doppiatori. Sì, è una stirpe. I genitori, nonni, i nonni, i figli. Poi, come è iniziato io? Vincenzo, intanto te lo dico, che chiedeva come è iniziato questo percorso, se vai a recuperare l'inizio, io l'avevamo chiesto all'inizio della live, che ci ha spiegato un po', quindi... poi intanto questa va su YouTube fissa, quindi la puoi recuperare, la puoi rivedere. E poi dice Davide che ha doppiato anche Boba Fett in The Clone Wars, ha visto. Ah, vedi. Quindi grazie Davide, ci fai da sempre da assistente. Sempre va sempre su Star Wars, vedi, lui è ferrato su Star Wars. Sai, ha doppiato Forrest Gump da piccolo, non lo so, questo mi sfugge. Non saprei neanch'io. Poi ci si chiedevano di farci un Expelliarmus, vediamo se ci riusciamo. Adesso alla fine, un incantesimo, se magari si riesce a ricollegarci, almeno salutarci con un incantesimo. Il doppiaggio di Dramanda, dice Michela. È vero, comunque, è vero. Io sapevo che è una cosa molto a famiglie. Beh, forse infatti. Anche perché magari cioè, uno si esercita a casa e... Sì, viene anche... Sempre, secondo me, da fare con i bambini, magari, che ne so, metti su un video... E poi le varie voci, cioè, si divertono. Infatti, che vedi che va, cioè, suo figlio già ha iniziato da subito. Infatti, quindi ci si diverte pure a modo. Cioè, comunque, la Conte Cavallo ci dice ha doppiato Quo di DuckTales del 2017. Stanno tutti studiando, vedi, quindi bravi. Esatto. State cercando info. Davide, aspetta, mi sono persa perché mi scrivi le cose a pezzetti. Io devo per ricostruire una frase, devo vedere quattro commenti di come, i messaggi che chiedono il riscatto con i pezzi di giornale. Già bisogna tenere sotto controllo un sacco di cose. Mi rendi pure la vita difficile, Davide. Eh
Ma non è che ti ha scritto un messaggio? No, sto controllando, però no, si vede che sta provando. O forse magari è andato dentro per provare da niente, cioè vediamo una cosa del... Cioè abbiamo questo brivido. I dissenatori... È andato a recuperare la bacchetta. È colpa dei dissenatori, Giorgia, vero? In verità non ho cercato, ma lo sapevo addirittura, quindi ci volevo proprio curare. Cioè. Vediamo, gli sto chiedendo se tante volte. Silvia conferma, anzi, ok, cioè abbiamo pure dei testimoni. Non mettiamo in dubbio, non mettiamo in dubbio le cose. Va bene, intanto vi ricordiamo che se si è collegato adesso, giovedì, se volete venire in live invece su Instagram, facciamo la live di registi e... Venite a sfogarvi, allora faremo la live prima di andare al nuovo anno che si spera sia migliore di questo. La live su, abbiamo deciso di farla, per chi non lo sapesse, su Neri Parenti, quindi praticamente il 99% dei cinepanettoni esistenti li ha fatti lui, compreso In Vacanza su Marte, l'ultimo, e quindi abbiamo deciso di scegliere lui come regista del 31 per intanto sfogarci e iniziare l'anno più rilassati, e quindi sarà una live molto veramente da... potremmo... magari ci bannerà YouTube, no, Instagram, da quanto... Non lo so cosa potrebbe venire fuori da quella live. Proporremo battutone proprio precise di... Esatto. E poi è invece complicato il fatto di fare i rewatch o i vari recuperi, perché è veramente fatica guardarsi una settimana di cinepanettoni. Quindi io sto già tentennando e comunque anche ci sono... un po' di fantozzi, un po' di film, le comiche, le nuove comiche. Io Pappa e Ciccia mi sono rivista l'altro giorno, devo dire che non l'avevo mai visto, mi sono fatta due risate su Prime e... Io sono reduce dalla Vacanza ai Caraibi, invece, che non è proprio il top. Almeno ti sei preso un po' di sole. Sì. Davide dice: no, comunque stavo dicendo che giovedì dovete invitare De Sica, a questo punto non dico Boldi perché passerebbe metà live. Geniale, bellissimo, è vero. Bene, questa la capisce chi sa. Proviamo a fare un video, Davide, poi vediamo. Che... Però sai che è che ne parliamo male, quindi non accetterebbero mai. Però, insomma... Siamo pronti a tutto, cioè nel senso essere bersagliati. E poi a me, ai tempi di Solo un Solo Fantasmi, De Sica mi aveva ripostato sulla sua pagina la recensione e gli avevo dato 6,5, quindi cioè, per lui era già una roba incredibile, forse. Non lo so, però, perché comunque Solo un Solo Fantasmi è carino, è un bel film, secondo me. Io però non l'ho visto quello, quindi non mi posso esprimere. Ma non è un cinepanettone, è stato pubblicizzato come tale, ma non lo è per niente, però vabbè. Comunque, non so... Vediamo se lo sa, Lorenzo. Vediamo. I dialoghi tra i personaggi si registrano in contemporanea oppure si montano successivamente? No, facciamo tipo quiz, trivial pursuit. Ecco, si montano successivamente, un po' perché, un po' come diceva adesso Alessio, ultimamente ancora di più, si registra sempre da soli. Quindi non si registra più come una volta collaborando e coinvolgendosi come due attori. Quindi... ognuno fa il proprio colonna o anello, insomma anello credo sia la sequenza che registri, colonna è quello che fa un attore, vabbè, comunque ognuno registra il suo e poi viene montato alla fine, quindi questo sicuramente. Io volevo anche chiedergli, perché so che nelle grosse produzioni tipo Star Wars ho sentito dei doppiatori parlare di come viene doppiato Star Wars, per esempio, ed è veramente una cosa ignobile, perché da quanto non vogliono che escano spoiler, praticamente ti danno la scena con un oblò dove tu vedi soltanto la faccia del tuo personaggio che doppi, il resto è tutto nero o offuscato, quindi tu non sai neanche in che situazione è il personaggio, non sai se devi urlare di gioia, di dolore, non sai niente, quindi è veramente complicato. In più con tempi strettissimi, perché tutto è velocizzato, devono avere subito il prodotto, quindi... È quasi cioè dopo quando senti il doppiaggio, se c'è qualche errore dovresti farti queste domande qui, cioè nel senso non è proprio solo colpa di chi ha doppiato, ma le condizioni in cui è messo a doppiare.
cioè il coinvolgimento un pochino distaccato. Cioè, tutto cioè, non ti fidi neanche delle persone che lavorano lì, perché alla fine fagli non so io come funziona, però fagli firmare delle cose, ma non è che poi non fargli vedere la scena per paura che faccia spoiler quando va a casa, cioè. Sì. Poi vabbè, intanto che aspettiamo, proveremo un po' perché non ho notizie al momento, però ne siamo fiduciosi. Ma intanto volevo sapere, voi di solito i film, le serie TV, quindi li vedete doppiati o in Ah. originale? Perché per sapere, per fare un po'. Perché ecco, io per deformazione professionale, nel senso, tante volte come stampa, noi ci fanno vedere comunque i film in originale con i sottotitoli, quindi. Nei tempi in cui c'erano ancora le proiezioni stampa, insomma, pre-Covid, perché comunque uno in realtà sì, magari il critico così valuta pure un po' meglio le performance degli attori, perché a me, vabbè, per esempio, un caso che mi era rimasto un po' impresso era di Her, quel film con Joaquin Phoenix e Scarlett Johansson, perché diciamo che doppiando, cioè visto che Scarlett Johansson fisicamente non era visibile, quindi era solo una voce per tutto il film, in realtà, visto che poi è stata doppiata da Michaela Ramazzotti, è come aver cancellato Scarlett Johansson dal cast, perché non c'era più in realtà. E quindi sono queste scelte in realtà pure molto. Beh, però un po' è lo stesso discorso dell'animazione. Sono tutti Sì, però personaggi. l'animazione non fa l'attore, no? Cioè, nel senso è un pupazzo. Cioè, No, però tipo Jamie Foxx ha fatto il protagonista di Soul, però noi abbiamo l'italiano. È Ah, uguale alla sì, però Scarlett. magari ecco, cioè, non la performance, metti che un Oscar per dire, tu devi valutare l'interpretazione Ah, dell'attore, sì. ne so, ha fatto magari un lavoro sulla tonalità della voce perché doveva essere in un modo più di un altro. Però io non sono contro, nel senso che io, vabbè, perché li vedo anche per esercitarmi con l'inglese, preferisco vederli anche in originale per tanti motivi, però sono consapevole che i doppiatori italiani secondo me sono tra i più bravi del mondo, perché gli altri paesi sono un po' tremendi, cioè, nel senso quando mi è capitato, cioè, non hanno molto questa cultura, noi abbiamo proprio una scuola di doppiaggio, quindi sono molto, cioè, si preparano molto bene, fanno sempre un. La maggioranza fa un buon lavoro e c'è proprio una professionalità di un certo tipo. Però ecco, magari alcune volte è un pochino, cioè, ecco, per curiosità uno magari può vedere sia la versione in originale che quella doppiata, e poi per vedere più che altro, ecco, l'attore vero, tra virgolette, come se la cava. Ecco, per esempio, in Joker alla fine il doppiatore ha fatto un buon lavoro perché tutte quelle risate diverse, che poi come sono rimaste, mi pare originali, perché sennò devo impazzire. No, le risate sì, sono di Joaquin Però Phoenix. poi alla fine non si nota tanto il cambio, cioè con la parte parlata, insomma, è abbastanza, cioè, bravo a rendere le varie emozioni, varie espressioni. Io devo dire che mi trovo sinceramente a notare che, appunto, partendo dal fatto che, come dici te, in Italia abbiamo degli ottimi doppiatori, che è per me un 90% dei prodotti che escono in Italia sono comunque doppiati bene. Cioè io, secondo me, poi dopo ci sono i casi dove appunto scelgono dei talent o scelgono delle cose così, oppure magari appunto è tutto frettoloso e quindi ci sono delle pecche, però del resto secondo me abbiamo degli ottimi doppiatori che quindi, cioè, risaltano comunque. È ovvio che sono due cose, due scelte che uno fa, cioè se preferisci sentire l'originale, puoi avere dei pro e dei contro, cioè vedi al massimo l'interpretazione dell'attore, però magari a volte è peggiore di quella, cioè la sua parlata è peggiore di quella del doppiatore addirittura, quindi non lo so. Sì, allora Davide ti deve essere assolutamente doppiati, Michele assolutamente doppiato, perché se leggo mi perdo metà del film. Questa è una cosa che è molto antica, che un pochino. L'altro giorno ho visto un meme, cioè, carinissimo su Instagram, che c'era una ragazza tipo con un occhio che andava sopra, un occhio guardava, che andava sotto, e diceva: io che guardo i film con i sottotitoli, no? Tipo. Cioè, comunque, in effetti ti distoglie un po' dalla cosa, però, ma pure quella comunque è una questione d'abitudine. Io vabbè, perché Poi magari se sì.
l'inglese me la cavo, quindi non è che sto proprio lì, proprio a vedere sottotitoli per sottotitoli, vado ogni tanto a dare un occhio. Sì, sicuramente se devi proprio guardare tutto, leggere tutto perché non sai per niente l'inglese, non so quanto senso abbia, cioè nel No, senso che no. cioè, l'orecchio lo fai, però comunque pian piano l'orecchio lo fai, ti puoi anche, magari un domani sei più, ne sai un po' di più, però ti perdi un po' il film. Allora, io dipende alcune cose in originale, alcune doppiate. Io li vedo doppiati perché vorrei fare il doppiatore e adoro riconoscere i vari ruoli. Poi i doppiatori italiani sono il top. Poi tutti doppiati, doppiati. Poi c'è tutto il discorso invece della trasposizione del testo, della scrittura doppiata, perché non so, sentire un dialogo in originale, magari ci sono anche modi di dire o cose varie, dialetti, tante cose che dopo devono essere tramutate nella nostra lingua, quindi magari non suona bene, lo cambiano, cambiano la frase, quindi insomma, a volte cambiano i dialoghi proprio per adattarli. Allora, Vincenzo dice che il doppiaggio dei paesi d'Europa sono orribili, sì, infatti, cioè tra la Spagna, la Grecia, io veramente così. Silvia, io dipendo, anche se in alcune cose preferisco la versione originale come per Doctor Who, beh, poi quelli un po' british sì, hanno l'accento. Ricordiamo che il Joker è sempre Adriano Giannini che li ha fatti entrambi e sono tutti e due diversi. Se contiamo suo padre che ha doppiato Jack Nicholson nel primo Batman, è una cosa di famiglia pure lì, quindi torna il fatto che il doppiaggio è una cosa di famiglia. E la prima Io volta. muoio, non so voi, muoio quando sento un film in originale e parlano in italiano gli attori americani. Io Ah, vengo, cioè, mi l'italiano vado alla. proprio loro, secondo loro l'italiano. No, no, beh, tipo non so, io ho No, visto che un film. fanno tutto quell'accento un po' deformante. Sì, Cioè. però tipo io non so se hai visto The Irishman in originale. Io l'ho visto in originale al cinema. C'è un dialogo tra Pesci e De Niro, tutto in italiano. E loro alla fine l'italiano lo sanno, e infatti ma io lì mi sono esaltato in una maniera incredibile, quindi non so. Hanno l'accento loro che ogni tanto qualche Beh, parola. ovvio. Però ho visto delle interviste di De Niro anche da giovane, cioè lui non so se ha vissuto qua, però sa proprio l'italiano. Allora, vabbè, Giorgio diceva la prima volta doppiata e la seconda in lingua originale. Michele, sto provando a studiarlo, ma non mi rimane in testa l'inglese. Alessandro ci chiede il film preferito di Harry Potter. Vai. Già che... Allora, io fino a poco tempo fa, vabbè, era il prigioniero di Azkaban, che sì, rimane uno dei miei preferiti perché questa regia di Alfonso Cuarón che lo rende un po', c'è cioè un capitolo un po' dark e poi appunto entra in scena Sirius Black, mi piace proprio la storia, insomma. Però ultimamente ho fatto questo rewatch generale e devo dire che mi piace pure molto L'Ordine della Fenice e gli ultimi, cioè insomma la conclusione. Tutti, Nel tutti. senso, vabbè. E poi la Camera dei Segreti perché c'è Dobby. Vabbè, sì, poi mi piace anche Allora, Animali Fantastici. Ok, diciamo, dai, Azkaban finisce come proposition. allora io premetto allora che, come dico sempre, a me piacciono tutti per la loro particolarità. Per me non ce n'è uno brutto, per me ognuno ha la propria caratteristica e una delle potenze più grandi di Harry Potter è il fatto che cambi di atmosfera. I primi sono molto gioiosi per bimbi, fatati, con poco alone di mistero. Man mano che vai avanti c'è sempre questa incombenza di Voldemort e tutto il resto che li fa essere più cupi. Quindi questa cosa non c'è in nessun'altra saga che esista nella storia del cinema. Mi espongo, ma è così. Quello che però preferisco è l'ultimo. Per me sono controcorrente perché non lo dice nessuno, ma I Doni della Morte parte 2 è quello che alla fine preferisco. Io quello che mi convince di meno comunque è quello del calice di fuoco, mi sa, quello della Sì, anche sfida. a me. Molti dicono che invece è molto bello, ci sta, ognuno ha i propri gusti, però sì, forse anche a me è quello che, se proprio devo dirne uno, dico quello che mi piace meno. Quindi diciamo, aspetta, allora. Ah, Davide, Ritorno del Signore Oscuro, L'Ultimo Auro e La Vendetta dell'Elfo. Ma che sono questi? Quindi, aspetta, mi sono persa. No, quelli che si inventa Davide oppure sono cose che non lo seguo a volte, mi mette troppo alla prova a me. A me piacciono tutti e cioè non ce n'è uno brutto.
vero che anche il titolo all'inizio di ogni film è sempre più cupo. Vero. Vabbè, Ira ci diceva che in Green Book anche Viggo Mortensen parla italiano. Esatto, guarda, lo volevo citare prima, è vero, lo volevo citare prima perché ricordo che l'ho visto al cinema in italiano, dopo gli Oscar l'hanno ridato in lingua originale, sempre al cinema, e sono andato a rivederlo in lingua originale. Quella parte, però Viggo Mortensen non parla bene italiano, cioè ecco, non mi ha fatto l'effetto che ha fatto Robert De Niro, perché veramente fai fatica quasi a capire cosa dice. Quindi in realtà, sì, prima volevo citarlo, ma poi il discorso era lungo, per me non è proprio il top in italiano. Però lui so che è un attore che studia sempre le lingue e prova a buttarsi, so che ultimamente ha fatto un film, non so se svedese. E l'ha voluto fare lui, doppiare lui, cioè anche se aveva altri impegni e tutto, l'ha voluto doppiare con la sua voce in svedese. L'attore, non mi ricordo per adesso chi è che sì, che gli piace insomma imparare tutti. Ah, cosa? Daniel Day-Lewis mi pare che è un po' Ah, fissato. vabbè. Perché lui ogni volta che fa un Sì, ruolo, lui, ma poi lui gli piace far tutto, è andato a fare il ciabattino, l'ha fatto tutto, quindi gli piace un po' fare un po' di cose. erano titoli di Star Wars con nomi di Harry Potter, cioè proprio abbiamo cioè, proprio la creatività ci sta dei Se tagli che sono. mi dicevano qualcosa, ma infatti non capivo. A me piace tanto che anche il principe mezzosangue, nonostante molti non No, piaccia. anche a me piace, bello, vero. Niente, mi sa che l'abbiamo perso. Vabbè, non, ma secondo me lo sai, so, qualcosa. O gli si è scaricato il telefono perché non riesce a nemmeno a messaggi. Cioè, insomma, sono 20 minuti che non riesce a aprire Instagram. Quindi. Vabbè, ci dispiace però dai, Il qualcosa gli abbiamo qualcosa chiesto alla insomma fine. ce l'ha raccontato, dai. Qualcosa ce l'ha raccontato, questi sono i problemi dell'internet purtroppo, Sì. e quindi non è che ci può sempre andare bene. Il problema Come ci dà contro Instagram, a volte ci dà contro anche YouTube. Però vabbè, però grazie comunque insomma di essere stati con noi, di averci grazie di essere stati con noi, grazie a Alessio, poi lo ringrazieremo in privato. E niente, volete dirci qualcos'altro a tema? Se no chiudiamo. qualcosa a Se no tema. faccio un balletto, non lo so. No, grazie Renzo, quindi baby ci doppia Grogu, va a prendere Grogu e ce lo Io? dice. Non parla, cosa A volte è dici? facile. Aspetta, Michela dice io sono affezionata al primo perché è il più magico, perché molti dicono anche sempre il Vero. primo capitolo perché è il primo, Perché il ovviamente. primo è più fatato, è solare, cioè non ha niente di cupo, se ancora. Ma questa è la potenza. Cioè, io potrei parlare un giorno di Harry Potter perché secondo me è una cosa incredibile. Cioè, chi dice può non piacere l'ambito, senza dubbio, però chi non riconosce la potenza che ha, anche solo nel contenuto, in quello che sono i messaggi anche della nostra vita, che può essere, vabbè, l'esempio appunto del nazismo, delle cose varie, di volere una razza pura rispetto ad altre, di sentirsi fuori dal contesto e tante altre cose. Però questa potenza cioè io quando mi metto a riguardare la saga, inizi che lui è un bambino, inizia il suo percorso, l'anno dopo ci torna ad Hogwarts e tutte le varie cose, poi pian piano c'è questa sottotrama finché diventa sempre più ingombrante, cioè è un misto di emozioni la saga, evolve sempre, è grandiosa. Poi Poi può tutti non piacere, grazie della live, grazie a voi, grazie a tutti, cioè, no? Grazie tipo, a voi. grazie, è stato un Niente, piacere. ricordiamo gli appuntamenti allora, dai. Allora, la live, vabbè, intanto vi annunciamo che i prossimi giorni dobbiamo registrare un po' di video tra serie, anteprima, robe varie, Sì. recensioni e giochi e quant'altro. Abbiamo un po' di progetti da iniziare, perché come vi diciamo sempre, ci sentiamo ogni giorno per appuntarci mille idee diverse, però ci vuole del tempo. E allora abbiamo iniziato, cioè, in queste ferie o comunque in questo periodo iniziamo dei nuovi format, quindi poi ve lo diremo. Detto questo, giovedì live dei registi 18:30 su Neri Parenti.
Stasera poi vi diciamo una cosa. No, diciamolo adesso, così diciamo adesso. Va, io lo dico adesso. Siamo anarchici, vai. È tutto dire che lui fa l'anarchico. Esatto, di solito sono. Ma adesso vai. Mi va, ve lo dico, tanto non so quanti siamo adesso qui. Comunque, allora abbiamo deciso in queste vacanze di Natale, ci pensando un po', di vedere, di coinvolgervi per vedere tutti insieme un film natalizio. Ci piaceva l'idea, quindi infatti io volevo vederlo gli scorsi giorni, ma ho detto no, quello si vede là, ed è quello che un po' per me è il più iconico di Natale. Per te non lo so, comunque ho scelto che... ho detto che... no, lo so, anche a te piace... No, quindi è Mamma ho perso l'aereo. Allora, si trova su Disney Plus, poi penso lo possiate trovare anche da altre parti. Vede pure il DVD, io certo. Esatto. E quindi niente, adesso vi diremo bene su Instagram, però volevamo fissarlo per sabato e sulle 9, alle 9 di sera, lo facciamo partire tutti in collegamento, ovviamente noi non potremo tenere l'audio perché sennò ci banna, ci butta giù il video, però noi lo guarderemo in video e voi se vi va lo guardate insieme a noi e intanto lo commentiamo, tanto tutti abbiamo visto. Sì. L'abbiamo visto mille volte, così ne parliamo insieme, insieme a guardare, insomma, insieme alla visione e tutto. Io ovviamente mi dovrò mettere con un'altra inquadratura perché la TV è là, però vabbè. Eh sì, infatti. Davide ci diceva che si è già visto In vacanza su Marte e Natale in India, quindi sta peggio di noi. No, siamo sulla stessa barca. Vincenzo, poi sempre su Harry Potter, diceva la cosa che mi ha stupito nel rivederlo da grande è stato quello di vedere gli attori inglesi come Leonardo. La Rowling ha fatto bene a scegliere un cast inglese, è stato quello di vedere i più attori inglesi. In che senso? Aspetta, perché ha scelto più attori inglesi invece che ha fatto bene a scegliere un cast inglese, un po' come James Bond che è sempre inglese, no? Cioè ha fatto scegliere nazionalità inglese gli attori. Michele, un spoiler, ma per Mamma ho perso l'aereo, cioè, sarebbe il colmo di fare gli spoiler. No spoiler, esatto, no spoiler. Ma Natale su Marte, su Sky, non è a pagamento. È in vacanza. Vabbè, però devi avere Sky. Sì, infatti, no, perché me l'aveva detto qualcuno in direct, però io ho detto io non c'ho Sky, quindi comunque sarebbe a pagamento lo stesso. Guardati allora che hai Sky... Guardati Uno per tutti, tutti per uno, che a me manca perché non ho Sky, però a me interessava, è il seguito di Moschettieri del Re, la penultima missione si chiamava, quello con Favino, Massandrea, Rocco Papaleo, eccetera, e quest'anno hanno fatto il sequel, ma lo fanno uscire su Sky, e quindi non posso vedermelo, ma è uscito qualche giorno fa. Sì, poi ci racconti com'è. Esatto. Niente, se non ci sono altri commenti, io vado a vedermi altri cinepanettoni per fondermi il cervello. Poi non so che cosa resterà di noi per giovedì, però... Non lo so, molti meno neuroni, sicuro. Però io stasera mi sa che mi guardo qualcosa per staccare, perché sennò ho bisogno... Sì, è no. Come quando mangi tanto dolce, devi mangiare qualcosa di salato. Se no per la nostra sopravvivenza. Quindi, vabbè, grazie a tutti ancora. Grazie mille. Poi niente, visto il suono, nonostante il disguido tecnico, dai, speriamo di aver... Beh, ci abbiamo parlato 15 minuti, almeno ci abbiamo parlato, quindi noi vi ringraziamo per i commenti e le domande, comunque è venuta fuori una bella live e alla prossima. Alla prossima, ciao ciao. Ciao ciao.